Lode ai Sacri Cuori e bentrovati al commento del Vangelo della seconda domenica di Avvento. Dal Vangelo secondo Luca. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: «Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato. Le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Il Vangelo di questa seconda domenica di Avvento è tratto dal capitolo terzo di Luca ed è un forte invito alla conversione e annuncia la salvezza che non conosce confini, perché è offerta ad ogni uomo. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Leggendo i primi versetti ci sembra di essere di fronte a un libro di storia. Infatti l'Evangelista vuole collocarci nel tempo e nello spazio e nomina sette personaggi della storia politica, della storia universale e anche della storia religiosa. Tiberio Cesare, Ponzio Pilato, Erode, Filippo, Lisania, Anna e Caifa. Sono personaggi che ritroveremo poi nel contesto della Passione di Gesù. Ma quello che emerge con forza da questa pagina è la parola di Dio che venne su Giovanni Battista nel deserto. Questa parola che scende su Giovanni Battista travolge anche la sua vita e ne fa di lui un profeta, anzi, più che un profeta, il precursore di Gesù. Questa parola allora diventa protagonista e artefice della storia e della vita, diventa sorgente di missione. E Giovanni Battista non abita nei palazzi dei potenti, ma nel deserto, spazio vuoto, luogo dell'incontro, dell'ascolto della parola. E il deserto ci richiama anche l'Esodo, il cammino verso la liberazione, di cui questo Vangelo stesso ci parla. Giovanni, dal suo deserto, va nella regione del Giordano per portare l'annuncio della parola che il Signore gli ha consegnato. Lui è così l'ultimo profeta e percorre tutta la regione del Giordano, che rappresenta geograficamente e teologicamente la soglia della terra promessa. Predica un battesimo di conversione per il perdono dei peccati e invita ad immergersi nel Giordano per un lavacro di purificazione, per una metanoia, ma siamo ancora nella profezia, non nella realtà. Solo Gesù porterà la grazia, la verità, la salvezza. Solo il battesimo di Gesù potrà perdonare i peccati. Giovanni Battista ha un compito, quello di preparare un popolo ben disposto all'avvento del Signore. E nel deserto è voce che grida e indica gli atteggiamenti da assumere e le azioni da compiere. Quando dice «preparate, raddrizzate, riempite, spianate», ma preparate che cosa? La via del Signore? No, la via del Signore è già diritta. Sono le nostre vie piuttosto che sono tortuose, che perdono spesso di vista la meta, la direzione. Sono le nostre strade che hanno depressioni, avvallamenti, soffrono tristezze, scoraggiamenti, oppure percorrono la logica dell'orgoglio, della superbia, dell'autosufficienza. È la via del cuore che deve essere rinnovata. Preparare la via del Signore nel proprio cuore è vivere l'esperienza di Maria,
la Vergine dell'Avvento. È fare l'esperienza della fede, dell'umiltà, dell'accoglienza della parola, della lode, della carità. E sono queste le condizioni per poter vedere la salvezza di Dio. Dice Luca, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. E Dio offre la sua salvezza ad ogni uomo, ma ha una predilezione particolare per la nostra carne, per la nostra umanità, per la nostra fragilità, per la nostra debolezza e povertà. Tuttavia non basta vedere la salvezza, bisogna accoglierla. Il vedere ci provoca, chiama in causa la nostra libertà, la nostra responsabilità ad accoglierla come dono. Ci è chiesto in altre parole di avere un cuore aperto, ben disposto ad accogliere il Signore che viene. Allora non cerchiamo la salvezza altrove, nemmeno in noi stessi, perché Lui solo è l'unico nostro Salvatore, in nessun altro c'è salvezza. L'Avvento è il tempo propizio per ravvivare l'attesa, il desiderio. E quante volte in questo tempo noi pregheremo così: Signore, vieni a salvarci, mostraci il tuo volto e noi saremo salvi. Fra 2 giorni appena risuonerà per noi l'annuncio dell'apertura del Giubileo straordinario della Misericordia e il Papa ci dice che Gesù Salvatore è il volto della misericordia. Siate misericordiosi come il Padre, dice Gesù. E San Giovanni Antonio Farina ci invita: rivestitevi di compassione, dispensate misericordia. Buona domenica a tutti. Thank you.